qual è l'appello che lancia alla persona che sarà individuata come responsabile? Intanto l'augurio, la speranza, l'auspicio è quello che questa persona, visto l'impegno, visti gli sforzi e vista l'attività frenetica che stanno svolgendo i colleghi di Palermo, che sono assolutamente all'altezza di un reato di questa diciamo gravità, l'appello è che venga naturalmente individuato e che venga sottoposto a tutta la prassi che prevede la procedura penale in casi come questo. Ma io ho la speranza, ho veramente auspico il pensiero che possa un barlume di umanità, un barlume di coscienza civile che pure deve albergare nel cuore di una persona che è stata capace di una nefandezza di questa portata, che lo induca anche alla luce di tutto quello che sta succedendo, anche alla luce della reazione, della mobilitazione che nella massa dei giovani, nella massa delle persone di tutte le età, sì è vero, la classe che viene più coinvolta è quella dei coetanei di Aldo, ma ci sono le madri, noi abbiamo avuto madri, padri, abbiamo avuto amici, abbiamo avuto semplici conoscenti, abbiamo avuto persone mai viste in vita nostra che ci hanno testimoniato il loro sconcerto, la loro incredulità di fronte a tutto questo. Allora io penso che se c'è ancora qualcosa che possa avere lontanamente una lontana somiglianza ad una natura umana da parte di questa persona, nonostante tutto la chiamo persona, io credo che questa persona non può non avvertire l'esigenza proprio forte dentro di sé di dire: ho sbagliato, Aldo perdonami, papà di Aldo perdonami, mamma di Aldo perdonatemi tutti, nonna, zia a cui ho tolto la vita, perdonatemi, io ho sbagliato e sono pronto a pagare. Tanto sappiamo che, ecco, in Italia il nostro garantismo, che io condivido naturalmente in parte, consentirebbe a questa persona intanto di trarre benefici dall'atto di costituzione, del costituirsi, e poi io credo che gli toglierebbe proprio questo peso dalla coscienza, perché lui non può, mi rifiuto di credere, di pensare, di soltanto lontanamente immaginare che lui non avverta questa cogenza dentro di